Allora, ciao a tutti e bentornati, naturalmente. Il titolo del video è 5-year-old J.P. Gibson plays for the Utah Jazz. Naturalmente, questo video vi lascio poi il link in descrizione del video che sto facendo, un video commento di un video che ho visto e che è intitolato appunto in questo modo. Come mai ho deciso di fare questo video? Perché ho guardato questo video, vi invito poi appunto a vederlo, e in questo video molto semplicemente c'è un ragazzino molto, molto, molto piccolo, di 5 anni, che gioca un attimo nella squadra dei Jets, una squadra di basket, e segna poi un punto. E subito, guardando questo video, ho detto: beh, carino, molto, molto bello, ma simpatico e tutto, ma non avevo ancora capito il motivo. Poi ho fatto qualche piccola ricerca e ho capito, anche aiutato dalla descrizione del video, che questo ragazzino, che si chiama, ve lo dico subito per precisione, ecco, JP, non so per che cosa stia il nome, comunque il cognome è Gibson, e purtroppo è stato colpito da una malattia che si chiama leucemia linfoblastica. E in pratica, per chi non lo sapesse, io mi sono informato perché non sono un medico, non studio medicina, quindi per quel poco comunque non ne conoscevo, e in pratica è una forma acuta di leucemia o di diciamo produzione cancerosa di cellule nel sangue, e infatti si producono queste cellule all'interno del midollo osseo, che per chi non lo sapesse è un tessuto che si trova all'interno del cavo delle ossa, e nell'uomo adulto è la sede principale del processo di produzione delle cellule del sangue. Quindi all'interno del midollo osseo si formano queste cellule, e una sovrapproduzione di queste cellule comporta questa malattia. E se per caso qualcuno di voi che sta ascoltando facesse medicina o ha qualche nozione in più o vuole precisare, fatelo pure nei commenti, perché io solo mi sono informato per avere una piccola idea di quello che può essere questa malattia. E comunque il senso di questo video, del video fatto appunto sul canale degli Utah Jazz, è proprio quello di dare coraggio a questo ragazzino. E infatti i genitori di questo ragazzino hanno stipulato un contratto di un giorno con la società degli Utah Jazz, in modo tale da far figurare il figlio come un giocatore vero e proprio della squadra, e gli hanno fatto anche segnare un punto appunto in questa partita. Vi consiglio di vedere il video perché è molto molto carino, e forte anche poi al termine del video l'espressione che fa il ragazzino, insomma è simpatico il tutto. Però la cosa molto bella, e qui concludo il video, è che questo qui è un video di sensibilizzazione, il video fatto appunto dagli Utah Jazz. E io credo che per questo ragazzino sia stata una felicità immensa poter appunto giocare in questa squadra per pochi secondi e segnare anche un punto. E speriamo che possa poi, insomma, questa malattia possa essere curata, e che questo ragazzino poi possa avere una vita futura. Ripeto, non conosco esattamente questa malattia, non so quale sia il tasso di mortalità, o meglio, so che è una malattia molto molto grave, ma al di là di questo non ho delle conoscenze specifiche. Comunque, mi faceva piacere portare alla vostra attenzione questo video, vi lascio il link in descrizione così lo potete vedere anche voi. Ciao a tutti!